Dopo un rapido unboxing vediamo che cosa ho preso e perché. Voglio aggiornare la mia borsa da serbatoio, dove praticamente metto le cose, quelle più rapide, quelle che mi servono rapidamente senza dover aprire per forza i bagagli della moto. Siccome sto partendo ora, non so se vedrete questo video prima o dopo o durante il viaggio che sto per fare, ricordo appunto che sto partendo per fare dei corsi in Piemonte e in Lombardia, sarò il 12 luglio 2023 in Piemonte, un corso di guida sicura e perfezionamento, e 17, 18, 19 e 20 in Lombardia per dei corsi di perfezionamento, guida sicura, uno step fuori strada, e probabilmente sarò anche a Rimini tra il 25 e il 26, dando giusto qualche conferma dei ragazzi che mi hanno chiamato, quindi eventualmente ci possiamo vedere anche a Rimini. I contatti sapete sempre dove sono. Ma arriviamo al motivo di questo video. Voglio aggiornare la mia borsa da serbatoio, visto che dormirò spesso in campeggio, e anzi, quasi sempre in campeggio, tranne ospite da qualche amico ogni tanto, e mi servirà un battery pack. Io ho già un vecchio battery pack, sempre della Anker, mi sono provato benissimo. Eccolo qua. 20.000 mAh, questo ha veramente tanti anni. E ne ha parecchi, adesso l'ho utilizzato, è ancora carico, non so se si vede, non so, si è messo a fuoco, è ancora carico, l'ho utilizzato per l'ultimo mio giro in bicicletta, una giornata completa, siamo partiti dalle 8 e mezza di mattina fino alle 10 di sera caricando due telefonini, due smartphone, i quali ho utilizzato uno per il GPS e l'altro come telefonino personale e per fare i video. Ancora è carico al massimo, va bene. Non contento, me ne sono preso un altro battery pack. Questo non è mio, ma è di Vanni. E se avete visto i video precedenti, la tendata, ormai Vanni l'avete conosciuto. Ma andiamo a vedere questo battery pack, sempre 20.000 mAh, ovviamente la tecnologia è più nuova che questo, circa una decina d'anni, anche questo ha un sistema della Anker che si chiama Quick Charge, ora non ricordo bene come si chiama, ma tanto ci sono tutte le informazioni nel link in descrizione e tra l'altro potete procedere anche all'ordine sfruttando i link in descrizione di tutto quello che vedete, dell'attrezzatura che utilizzo. Ok, andiamo ad aprirlo, non vorrei rovinare la scatola. Ok. Battery pack. Istruzioni. E il suo cavetto USB-C, no, USB normale, micro USB per ricaricare il battery pack. Questa volta non mi hanno dato la confezione che nel vecchio c'era, questa che è la vecchia confezione originale data in dotazione, questa volta non me l'hanno data. Vediamolo un attimino. È un pochettino più leggero. Sembra robusto, anche questo fa un rumorino strano. È carico alla metà, non so se si vede, non so se si riesce a vedere il LED, è carico a metà. Abbiamo il suo ingresso USB, micro USB per ricaricare, USB-C invece, se abbiamo un cavo USB-C, tanto meglio, e le due uscite. Una rapida e una normale, anzi, no, mi sa che questa volta l'hanno messo su tutte e due rapida. Sì, su tutte e due rapida, su quello vecchio invece una normale e una rapida. Benissimo, però senza custodia, ma va bene lo stesso. Cos'altro ho preso? Ho preso un adattatore SD per smartphone, tablet, computer, perché spesso mi ritrovo ad avere i video sulla GoPro. Non utilizzo il wifi per trasferire i video perché ci vuole un sacco di tempo, soprattutto se i video sono lunghi, e quindi ho cercato e ho trovato della SanDisk un adattatore.
questo adattatore non fa altro che aggiungere una memoria al dispositivo, al nostro smartphone, tablet, computer portatile. Così, durante il viaggio, posso collegare l'SD della GoPro, di qualsiasi telecamera, qua, e tramite l'USB-C collegarlo direttamente allo smartphone, vedere i video, condividerli, lavorare, creare contenuti senza dover perdere tempo in trasferimenti Wi-Fi, Bluetooth, applicazioni che possono occupare la memoria. Io quando viaggio creo molti contenuti, quindi più memoria ho, meglio è. Quindi ho preferito questo adattatore. Ah, ecco qua. Poi ho preso, siccome andrò per campeggi, magari non mi servirà nulla, anche perché ho due battery pack, quello vecchio che funziona benissimo e quello nuovo, probabilmente non utilizzerò la presa per i campeggi con il suo adattatore. Qui abbiamo una tripla, sia asciuco che normale. Con questa, se devo ricaricare i battery pack, un telefonino rapidamente, comunque posso sfruttare la colonnina del campeggio. Non la metterò dentro la borsa, ma la terrò nella borsa della moto, insomma nelle sacche della moto, perché non mi servirà qua dentro. Ma vediamo cosa ho aggiunto nella mia borsa da serbatoio, cosa ho modificato, cosa ho tolto. L'asciugamanino pronto all'uso, può servire sia per l'igiene intima o, in realtà, io l'ultima volta l'ho utilizzato perché ho preso un diluvio sulla strada, non potevo fermarmi per mettermi l'antipioggia, nel frattempo mi sono completamente bagnato. Quando mi sono potuto fermare, mi sono fermato, mi sono asciugato, ho cambiato la magliettina, che porto sempre una magliettina qua dentro, e mi sono poi messo l'antipioggia avendo qualcosa di asciutto sotto. Sempre il solito kit di igiene, l'avete visto in un altro video, sempre la carta igienica, sempre il sapone per lavare gli indumenti qualora siamo in un campeggio, stiamo bivaccando, quindi non abbiamo la possibilità di poter lavare le cose comodamente. Salviettine rinfrescanti sportive, salviettine intime, la super torcia, fazzolettini, il caricatore per due batterie contemporaneamente per la GoPro. Dentro questo astuccio dove metto tutti i caricabatterie, cavi, cavetti, inserirò anche, l'ho già perso, inserirò anche questo qui. Mini treppiede che è sempre comodo. Aggiungo uno spray anti zanzare, non mi ricordo se ne ho già parlato in un altro video. Questo spray anti zanzare ci salva veramente la sera quando stiamo chiacchierando, ce la stiamo godendo con i nostri amici, ci stiamo godendo le stelle. Senza di questo è un disastro. Mentre per i corsi, per i trasferimenti, ho trovato, lo sapete, io come porto sempre degli snack rapidi, calorici, in maniera tale che sotto il sole, durante i corsi, può sempre servire un piccolo snack, magari zuccherino, proteico, così da riprendere un attimino le forze. Ho trovato questa scatola di frutta secca, ovviamente si apre e si chiude, adesso questa è nuova, non sto ad aprirla, ma c'è di tutto. Abbiamo dalle mandorle, noci, frutta disidratata, ananas, di tutto, c'è papaya, un sacco di frutta secca. Una volta esaurito posso riempirlo di nuovo, tenerlo sempre pieno con la frutta secca che prendiamo a parte. Una torcia a mano della Maglite. Ho tolto l'agendina, avevo sempre con me l'agendina, ne ho parlato in un video scorso, dove ho gli appunti dei ragazzi dei corsi, le mete da fare. L'ho tolta, l'ho sostituita con il telefonino, anche perché è aumentata un pochettino la roba che devo portare, quindi l'agendina ho detto non la voglio portare. Qua dentro
metterò gli adesivi che mi stanno arrivando perché li ho finiti. Al momento non sto utilizzando la cartina, anzi, probabilmente quando farò, non ve lo spoilerò, ma a breve tempo, un mesetto, andrò in una location stupenda dove faremo anche del free camping e probabilmente metterò qua dei biglietti d'ingresso e una cartina, forse, anche se comunque avrò il GPS. Va bene. Niente, il video potrebbe finire qui, finisce qui. Ragazzi, lasciatemi nei commenti che cosa vi portate voi da tenere pronto. Ah no, attenzione! Mochina, accendino, ho aggiunto, perché ce l'ho nella moto sempre fisso, ma ho aggiunto un cordino, sono circa 3 metri e mezzo con un moschettone, proprio per appendere. Allora laviamo la maglietta, le mutande, le laviamo, le appendiamo i calzini, con questo le appendo rapidamente. Perché ce l'ho qua e uno in moto? Allora, per esempio, nel campeggio dove sto andando mi hanno detto che probabilmente non c'è la possibilità di tenere la moto vicino alla tenda, ma nel campeggio, nel parcheggio accanto. Siccome questa starà con me in tenda, il cordino senza, perché sicuramente me lo dimenticherò in moto, poi magari ho le borse attaccate, siccome ce l'ho sotto la sella, ne sto portando uno che starà sempre con me, così l'aggancio, se serve appendo quello che mi serve. Allora ragazzi, grazie per essere arrivati fino a qui. Vi ripeto, durante l'estate riuscirò a fare meno video tecnici per quanto riguarda tecniche di guida, trucchettine e quant'altro, però riesco a fare bene o male questi video che comunque vanno bene per chi viaggia, chi vuole qualche consiglio, anzi per chi mi vuole dare qualche consiglio, lo preferisco. Non sono nessuno per dare consigli, ho tante esperienze in moto, però c'è sempre da imparare. Scrivetemi nei commenti cosa vi portate voi di rapido da tenere sempre pronto senza dover andarlo a cercare nella borsa. Se utilizzate un, che poi tra l'altro è ancora piena di polvere, va bene. Se utilizzate una borsa da serbatoio, che cosa utilizzate? Insomma, fatemi sapere il vostro setup rapido, ragazzi. Per questo video è tutto, grazie per essere arrivati fino a qui, mi sono prolungato fin troppo, ci vediamo alla prossima e con molti di voi ci vediamo in giro per l'Italia quest'estate. Sarà un mese bello e divertente questo qui di luglio. Ciao!